Nel prossimo futuro potrebbe accadere una cosa molto brutta. Potrei venire bannato da GT Online e non solo, ne parliamo in questo video. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di argomenti un po' delicati. Si parla di modding, si parla anche di altro. Comunque saranno argomenti molto vasti. Cercherò di essere il più chiaro possibile, come nel video precedente che ho fatto al riguardo, perché si parla appunto di ciò che è accaduto nel video precedente che ho fatto al riguardo. L'altro giorno, come vi ho raccontato, è accaduto che un ragazzino hackerino riuscisse in qualche modo, ovviamente so anche il modo, l'ho anche spiegato in quel video, se vi interessa lo trovate qui sotto in descrizione, a farmi crashare da GTA e inoltre a farmi crashare la live per un paio di minuti, quindi cosa di poco conto, ma probabilmente lui è stato fiero di questo all'inizio, poi dopo ci ha rosicato perché ha scritto dei commenti sotto il video. Vabbè, lasciamo perdere insomma questo discorso, e in questo video voglio parlarvi di come io avrei potuto evitare questa cosa, ma di come in realtà per me ci sarebbero state altre conseguenze se l'avessi fatto. Iniziamo. Partiamo da un presupposto: i mod menu che ci sono adesso su PC non sono più come i mod menu banali che esistevano tanti anni fa su PS3 e Xbox 360. Sono dei mod menu molto più complicati, con molte più funzioni che, oltre come tempo addietro, permettere di droppare soldi, inserire rango nell'account, far esplodere gli altri, spawnare cose, teletrasportarsi, mettere l'immortalità, non essere mai ricercato, permettono di fare tantissime altre cose, soprattutto di causare danni e dar fastidio agli altri giocatori, e questa è una cosa abbastanza negativa. Il modo per proteggersi in realtà c'è, ma il modo per proteggersi è utilizzare gli stessi mod menu delle persone che fanno queste cose, già, perché questi mod menu che permettono queste cose, logicamente, dall'altra parte hanno anche le cosiddette protection, che permettono di proteggersi da chi con lo stesso mod menu o con altri mod menu con le stesse funzioni ti vuole causare problemi appunto di quel tipo, e quindi cerca di attaccarti in quel modo. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Prima di continuare però, attenzione, mi prendo un attimo per ricordarvi della mia solita convenientissima collaborazione con Instant Gaming. Giochi scontati, credito scontato per console PC, trovate tutti davvero i giochi più nuovi a prezzi scontatissimi, trovate anche il solito contest mensile grazie al quale potete vincere qualsiasi gioco a vostra scelta. E perché non partecipare? Trovate il link qui sotto in descrizione, come ho detto partecipare è completamente gratis, trovate anche tutti gli altri link sempre qui sotto in descrizione. Se vi interessa, tra l'altro, e potrebbe interessarvi perché arriveremo a un discorso collegato in questo video, GTA 5 sta a 10€, meno di 10€ in realtà, poco più di 9 su Instant Gaming, quindi se vi interessa appunto andatelo ad acquistare, sempre come ho detto indovinate qui sotto in descrizione. Andiamo avanti. Come dicevo, per proteggersi da questi malintenzionati con questi mod menu che permettono di far crashare, spawnare cose, rompervi i coglioni sostanzialmente in svariati modi, trovare il vostro indirizzo IP e un sacco di altri dettagli tecnici che non andrò a vedere in questo video, un po' ne ho parlato appunto nel video precedente che ho fatto al riguardo, è necessario l'utilizzo appunto di un mod menu. E voi direte, beh, finché utilizzo il mod menu per proteggermi non faccio niente di sbagliato. Beh sì, ma in realtà no, per il semplice fatto che solo utilizzare un mod menu su GTA Online, quindi online in generale, viola i termini del gioco. E oltre a questo, io la vedo sempre anche in un'altra ottica, io la vedo sempre nell'ottica dello streaming o del fare video, perché se io ci faccio un video, ok, posso tagliare le parti in cui si vede la schermata del mod menu, ma se io streamo, ovviamente se anche non utilizzo il mod menu, non utilizzo la God Mode, non utilizzo assolutamente niente, beh, può sempre capitare che io per sbaglio lo apra il mod menu. E lì sarebbero cazzi, perché i signori di Twitch sono molto severi al riguardo, anche se in realtà non fa niente per avere vantaggi all'interno del gioco, all'interno della sessione, all'interno della partita. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi. Voi, se volete avere una protezione da qualsiasi cosa che possa fare un altro modder con lo stesso mod menu o con un altro mod menu con un sacco di funzioni, ce ne sono tanti di mod menu che hanno veramente le più disparate protection, adesso ve ne elenco alcune, dovete comunque utilizzare un mod menu. E questa cosa non va per niente bene, perché siete in torto voi. Ed è un po' un limbo sta cosa, perché se tu ovviamente vuoi essere completamente onesto non usi il mod menu, ma se vuoi essere completamente onesto non riesci a essere completamente onesto, perché non riesci a giocare, soprattutto se registri video, soprattutto se streami, perché la gente ti viene a cercare, soprattutto adesso che tanti mod menu permettono di unirsi alle sessioni senza essere amici, senza avere nessun collegamento con la persona a cui ti vuoi unire in sessione appunto con il mod menu.
conoscendo solo il nickname. Apriamo una parentesi riguardo a ciò che ha fatto la persona l'altro giorno che mi ha appunto causato problemi mentre stavo giocando in live su Twitch e che poi mi ha addossato. Ho scoperto che con il mod menu che utilizza Lozark non è nemmeno necessario avere i Rockstar ID, perché lui effettivamente ha commentato sotto al video dicendo: hai potuto cambiare IP soltanto perché hai il modem team, e se guardi i miei TikTok vedi che lo facciamo su qualsiasi gioco, la parte del Rockstar ID potevi evitarla perché non serve a nulla. Ed effettivamente è così. È così perché grazie al mod menu che ha utilizzato lui non serve nemmeno Rockstar ID. Tu basta che scrivi il nickname, il mod menu ti fa vedere Join Session, qualsiasi tipo di sessione. Puoi unirti a qualsiasi tipo di sessione, che sia ad amici, che sia privata, che sia solitaria, non gliene frega un cazzo, tu butti il nickname, lui ti fa unire alla sessione direttamente. E questo è allucinante perché probabilmente nemmeno sapeva lui di sta cosa del Rockstar ID. Gli ho insegnato una cosa in più che lui da ragazzino hackerino mongoloide neanche sapeva. Già, questo mod menu però ovviamente, oltre a permettere tutta questa serie di cose, permette anche di avere un sacco di protection e anche una funzione molto particolare di cui parleremo dopo. Parliamo un attimo delle protection. Le protection sostanzialmente, per farvi qualche esempio, consistono in script che bloccano altri script provenienti appunto da altri mod menu, come ho detto, che bloccano per esempio script che vi possono causare il crash del gioco, il teletrasporto da qualche parte, ad un appartamento, oppure l'espulsione dalla sessione, insomma un sacco di cose che altri mod menu possono fare ma che in realtà vengono bloccate se voi avete appunto questo mod menu. E in realtà siete praticamente invincibili se avete questo mod menu su GTA Online, non possono causarvi problemi con nessun altro mod menu a quanto visto. Ci sono veramente tantissime protection, un numero allucinante, ci sono anche tante funzioni interessanti, come ad esempio una funzione che dovrebbe starci di base all'interno del gioco, la streamer mode. Cosa fa la streamer mode? Ovviamente introduciamo la questione: tu quando stai giocando a GTA Online vedi i nickname delle persone in tante situazioni, se apri la lista dei giocatori, se uccidi qualcuno, ecco, se tu uccidi qualcuno, se tu apri la lista dei giocatori mostri i nomi dei giocatori. Chi ti sta guardando ovviamente, se vuole causarti problemi, vedi i nomi dei giocatori, invia le richieste di amicizia, magari uno di questi per forza gliel'accetta, cosa fa questo? Si unisce alla persona che ci sta in sessione e ti rompe i coglioni. Questo anche su console, ed è per questo che io in live censuro la parte sinistra dello schermo dove ci starebbe la lista dei giocatori e insomma dove ci stanno le notifiche delle kill. Su PC però si può fare qualcos'altro, e in realtà non sarebbe necessaria questa cosa se ci fosse appunto la streamer mode. C'è su Fortnite! Mettila su GTA, cosa fa la streamer mode? Censura i nomi dei giocatori, quindi Tizio Caio non si chiamerà più Tizio Caio ma Player 1. Fine, è così semplice. Sarebbe una funzione così semplice da inserire e non capisco perché Rockstar Games ancora non l'abbia inserita. Oltre a questo potrebbero mettere una funzione che permetta di censurare anche il nickname stesso dello streamer, perché logicamente se uno ha questo mod menu e vede il mio nickname, dal mio nickname riesce a unirsi in sessione e causarmi problemi non solo all'interno del gioco ma anche appunto nella live. E questo è un problema molto grosso, e ripeto, sarebbe una cosa molto semplice che in realtà sarebbe lecita anche come funzione aggiuntiva. Cioè, se tu riesci a creare un programmino che prende da Cheat Engine tutte le variabili che controllano i nomi dei giocatori e le sostituisce automaticamente, cosa che sto cercando di fare in questo periodo con un mio amico, tu sei completamente in regola. Ma finché io e questo mio amico Manuel, vabbè, Amethyst, insomma, non riusciamo a fare questa cosa, se vogliamo utilizzare questo mod menu per farlo, stiamo commettendo un illecito non solo verso Rockstar Games ma anche verso Twitch o verso YouTube, se ci facciamo un video nel frattempo o se ci facciamo una streaming durante l'utilizzo di questo mod menu, senza utilizzare immortalità, senza utilizzare nient'altro. E questa cosa per me non va per niente bene, perché un conto è se tu utilizzi l'immortalità su Twitch in live, sappiamo bene come Twitch sia severo riguardo queste cose, e vieni bannato, allora lì ci sta tutto un conto. E se tu stai utilizzando un mod menu semplicemente per proteggerti da altri mod menu, semplicemente per riuscire a giocare online, è veramente assurda questa cosa, è la rappresentazione lampante di quanto sia ingiusto il mondo e di quanto sia difficile essere persone oneste, di quanto la gente ti metta i bastoni tra le ruote se vuoi cercare di essere una persona onesta. È allucinante davvero. Mi prendo un attimo comunque per dirvi che è uscito proprio ieri un nuovo video dedicato agli abbonati, in realtà la prima parte di un nuovo video dedicato agli abbonati, un video comunque lungo, non piccolino, uscirà la seconda parte probabilmente domani o dopodomani. È un video in cui
vado a cercare di killare gente antisportiva, ma non ci riesco perché trovo solo gente immortale. Potete vederlo abbonandovi gratis con Amazon Prime, collegando la Twitch, oppure abbonandovi da 99 centesimi qui su YouTube. Trovate tutte le guide qui sotto in descrizione, trovate anche il link del video sia per YouTube sia per Twitch. Escono in parallelo gli stessi video settimanali sia su YouTube appunto che su Twitch, andateli a vedere. Tra l'altro, altro piccolo dettaglio, adesso è possibile abbonarsi su Twitch a pagamento, se già magari avete utilizzato l'abbonamento Prime in un altro canale, a 3,99€ al mese invece di 5,99€, quindi fateci un pensiero, insomma. Trovate di nuovo, come ho detto, tutti i link qui sotto. E la cosa ancora più allucinante è che appunto tu devi utilizzare un mod menu per proteggerti dai mod menu, e che la casa produttrice del gioco, Rockstar Games, non riesce a proteggerti, come fanno appunto dei mod menu che servirebbero di base per dar fastidio agli altri. Cioè, questi mod menu non solo ti permettono di dar fastidio agli altri, ma ti permettono anche di avere le protection da quelli che ti vogliono dar fastidio con lo stesso mod menu o con altri mod menu. Cose che dovrebbe fare appunto, come ho detto, Rockstar Games di base. Ci riescono sti programmatori di sti mod menu? Non ci riesci tu che sei Rockstar fottuta Games, produttrice di Grand Theft fottuto Auto Online? Davvero? Davvero è necessario che lo facciano loro, i creatori di mod menu? Rockstar Games dovrebbe veramente mettersi al passo di questi creatori di mod menu, che ogni giorno si aggiornano, per carità, per commettere degli illeciti, ma anche da una parte per riuscire a dare delle protezioni ai giocatori. Quindi se da una parte commettono un illecito, da una parte fanno un grande lavoro per permettere a chi utilizza i loro mod menu di essere difeso dagli altri che utilizzano questi cazzo di mod menu. Per me è anche difficile parlarne, perché è una questione talmente stupida che io non capisco come Rockstar Games non possa darci importanza. È una questione stupida a cui Rockstar Games dovrebbe dare importanza. Perché cavolo, ci riescono loro, ripeto, non ci riuscite voi, ma dai, su! Semplicemente non vogliono metterci nessun impegno, non vogliono spenderci energie, perché tanto che gliene frega. Su PC, capirei, non gioca nessuno, quindi sti cavoli. Riescono solo a bloccare le funzioni di base che causano più problemi di questi mod menu. C'era una funzione che permetteva per esempio di togliere il rango agli altri giocatori, di togliere i soldi agli altri giocatori, e lì Rockstar Games ha detto, beh, forse è meglio se ovviamente non facciamo in modo che questa funzione sia utilizzabile. Grazie al cazzo, direi anche, però ci sono tutte queste altre piccole funzioni disponibili in un sacco di mod menu, anche economici, che Rockstar Games dovrebbe appunto bloccare. E quindi questo è quanto. La tentazione di utilizzare questo mod menu, non solo nei video in cui puoi tagliare, ma anche in live su Twitch in cui non puoi tagliare, può capitare che ti si veda questo mod menu, non tanto per utilizzare la God Mode o qualsiasi cheat del caso, ma per proteggermi da chi utilizza questi altri mod menu, è molto forte. Soprattutto anche perché è possibile disattivare praticamente tutte le notifiche all'interno di questo mod menu, e quindi di base nessuno dovrebbe riuscire a vedere che lo stai utilizzando. Però ripeto, è sempre un rischio, perché se ti capita anche per un attimo la schermata del mod menu a sinistra, a destra, insomma, dove ce l'hai, e qualcuno ti segnala la live e la vede lo staff di Twitch, ti becchi un bello strike, forse un ban diretto anche. Anche perché, per concludere, vorrei ricordare una cosa abbastanza grossa. Se ti sgamano il nome utente, quindi magari lo stai spuffando, insomma, grazie appunto all'utilizzo di questo mod menu, ma se te lo sgamano in qualche modo perché stai streamando, eccetera eccetera, insomma, chi ha questo mod menu o un mod menu che ha funzioni analoghe si può unire quando vuole nella tua sessione, a meno che tu non abbia le protection di un altro mod menu, e può farti quel cazzo che vuole. E l'unico modo per risolvere questa cosa è comprare un'altra copia del gioco, perché ripeto ancora una volta, su PC la copia del gioco è strettamente collegata all'account. Tu non puoi cambiare l'account se non cambi la copia del gioco. Va bene, ora costa 9€, 9,50€ GTA 5 su Instant Gaming, ecco perché prima vi ho parlato di questa cosa, però insomma, non ha molto senso. È una cosa completamente stupida. Detto questo, vedremo come andranno le cose prossimamente, vedremo come deciderò di muovermi prossimamente. Io vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.